Ciao a tutti e benvenuti qui su Arte per Te. Oggi facciamo qualcosa. Allora, oggi facciamo qualcosa col pirografo, va bene? Il soggetto lo scelgo io, il fondo lo ha fatto Enzo. Gli ho detto: Enzo, mi prepari un fondo, gli ho messo la tavola davanti, gli ho dato gli acquerelli e lui mi ha fatto questo fondo così macchiato. Ma ora basta parlare, andiamo a operare col pirografo. Ed ecco lo sfondo fatto da Enzo. Guardate che bello, tutto acquerellato. Oggi vi facciamo vedere come uno sfondo preparato può essere anche l'ideale per il pirografo. Adesso Gabriele riporterà un'immagine. Quando si tratta di Gabriele, si tratta sempre di maggiolini o pulmini, quando è proprio il massimo della fantasia. Ed ecco che appone la carta carbone. E adesso riprenderà tutta l'immagine. Stando attento a non tralasciare nessun particolare che, qualora dovesse dimenticarsi, poi rifarebbe direttamente con il pirografo. Qua il soggetto bello riportato, un po' debole nei toni, ora invece rinfranca le linee che non sono state fatte, come vi dicevo, e naturalmente con il pirografo verrà molto più scuro. Seleziona la punta adatta e comincia. Come vedete, sceglie una punta piatta sottile a pennino che, come vi ho fatto vedere sul video dedicato al pirografo e a tutte le sue punte, ha un tratto molto deciso, seppur di precisione. Ha un tratto molto nero, intenso, scava bene il legno, bruciandolo e dando degli scuri davvero, davvero profondi, come potete vedere. E adesso comincia il suo lavoro di fino, fatto sia di tratteggi che di riempimenti. Si dedicherà soprattutto alle parti più sottili, alle parti lineari e tutte quelle parti dove necessita una tratteggiatura o dei tratti di precisione.
adesso si cambia la punta, si lascia la punta a pennino e si prende una punta sempre piatta ma tondeggiante, in modo da fare campiture più ampie, come potete vedere la pedana, i sedili, insomma tutte quelle parti dove gli spazi da bruciare sono maggiori, e quindi un po' per sbrigarsi e un po' anche per far vedere, per far venire fuori delle bruciature omogenee, perché con una pennina sottile potreste bruciare di più in alcuni punti e meno in altri. Con queste invece, prendendo campiture più ampie, potrete mantenere il tratto più omogeneo. Ed ecco che qui comincia a fare un po' di chiaroscuri profondi e a tirare fuori tutte le campiture proprio nere, cercando di dare un nero omogeneo e non profondissimo. Nei margini laterali e in alcuni punti passerà una seconda volta, come vedrete, per dare appunto quelle zone di nero ancora più profondo. Vedete come sta facendo adesso. Bene, questo è il lavoro finito in tutto il suo splendore. Lo lascia così, grezzo, senza vernice, ma volendo potrete rifinirlo con flatting all'acqua o una qualunque vernice lucida. È veramente facile, è anche un passatempo piacevole, quindi scegliete il vostro soggetto, date lo sfondo giusto e vedrete che riuscirete a fare delle cose veramente simpatiche e garbate. Il soggetto può piacere o non piacere, a me piaceva questo soggetto, e prossimamente realizzeremo altre cose col pirografo, perché lo sto studiando le varie punte, capire anche come reagiscono le varie tipologie di legno. In questo caso questo era un multistrato, quindi nulla di che, non un legno pregiato, ma proveremo altre cose. Bene, se rivolete ancora ombretta, mi raccomando, arriviamo a 10.000 pollici in su e 10.000 condivisioni. Noi ci vediamo in un prossimo video, forse, se non mi licenziano. Ciao!